per fare un passaggio importante per tutto ascoltato. Consigliere Tozzi, avete lanciato una proposta significativa, cioè intitolare la sala di Santa Maria la Nova, la sala del Consiglio Metropolitano, ad Amato Lamberti, che è stato presidente per 10 anni della provincia di Napoli. Sì, assolutamente, mi sembra una proposta giusta per tanti motivi, innanzitutto perché il professore Lamberti è stato per tanti anni presidente della provincia, ricoprendo questo ruolo in modo pregevole, visto appunto che ha condotto l'amministrazione stessa a un risanamento e addirittura a un bilancio positivo negli anni successivi, di cui oggi noi ancora beneficiamo, e quindi questo è uno dei motivi. L'altro motivo è quello che il professore Lamberti è stato sempre il sostenitore della legalità e della lotta alla camorra, quindi ha un significato simbolico non di poco conto. D'altronde su questa scia anche il nostro attuale sindaco Luigi De Magistris appunto è posizionato, e credo appunto che sia giusto, visto appunto anche le sollecitazioni del passato nell'intitolazione della sala consiliare di Santa Maria la Nova ad Amato Lamberti, credo sia giusta e quantomeno opportuna, visto appunto che non c'è ancora una intitolazione alla sala stessa. Quindi da più sollecitazioni, da più parti, e con sollecitazione anche di altri gruppi, di altri colleghi consiglieri, ho presentato appunto questa proposta e mi auguro appunto che possa essere accolta dal Consiglio intero. Amato Lamberti è una persona, un politico super partes, a prescindere appunto dalle sue origini verdi, d'altronde appunto è il mio partito di appartenenza, ma questo non toglie, ripeto, la sua posizione sempre, come dicevo, super partes, sempre per le amministrazioni, fatto in modo anche discreto, silenzioso, ma molto efficace. Ricordiamo le battaglie, ripeto, contro la camorra e per la legalità. Fu l'inventore di un protocollo e di un posizionamento di una cassetta anticamorra, dove i cittadini andavano a depositare le loro indicazioni, le loro proteste, i loro suggerimenti, e questo è servito molto, non solo appunto all'amministrazione che lui governava, ma anche a tanti giornalisti che hanno fatto scuola da lui. Quindi credo appunto che sia realmente appunto un nominativo simbolico per l'aura, per la provincia e per l'aula consiliare, quindi mi auguro appunto che possa essere accolta a partire dal nostro sindaco Luigi De Magistris, ma anche da tutto il consesso consiliare della provincia, della città metropolitana attuale. Voglio anche ricordare che Amato Lamberti credeva molto nella città metropolitana. Assolutamente sì, questo la conferma della sua lungimiranza politica e territoriale. Lui già aveva capito che la provincia come ente in qualche modo era superata dagli eventi urbanistici di zone omogenee di cui oggi stiamo trattando, e quindi fu antesignano per quello che riguarda l'intitolazione della ex provincia in città metropolitana di Napoli. Lui vedeva avanti rispetto appunto agli altri politici, e oggi bisogna dargli atto, e anche per questo quindi confermare quell'intitolazione che non è solo simbolica ma è di contenuti della nostra aula consiliare.